Ciao a tutti da Tiziano Mano in Pasta. Oggi facciamo dei buonissimi biscotti di confrolla montata. Allora, questi biscottini non sono solo buoni a colazione, all'ora di tè, dopo pranzo, ma sono ottimi da regalare, specialmente nelle feste natalizie. Sono ottimi da decorare come vogliamo noi. Quindi vi dico tutti gli ingredienti, li andiamo a fare e se vi va li fate e poi mi dite se non vi piacciono. Guardate qua tutti gli ingredienti. Allora, qua abbiamo 400 g di farina di tipo 0, 280 g di burro a pezzettini ammorbidito a temperatura ambiente, 150 g di zucchero a velo, 2 uova, 20 g di aroma di panettone, quella che abbiamo fatto, vi lascio il link, oppure potete mettere il trito, la buccia tritata di arancio, mandarino e limone, sempre 20 g, un pizzico di sale e una fiala d'aroma di mandorla. Allora, la prima cosa che facciamo cos'è? Prendiamo la nostra ciotola, prendiamo uno sbattitore e piano piano ad una velocità bassissima andiamo a formare a crema il nostro burro. A questo punto, dopo aver formato una bella crema, vedete, a pomata proprio è venuto il burro, mettiamo il pizzico di sale, mettiamo tutta l'aroma di mandorla, l'aroma del panettone, con le fruste del nostro sbattitore andiamo a far andare verso giù il burro che è andato sopra e andiamo a sbattere ad una velocità minima nuovamente. Ora poco a poco a cucchiaiate andiamo a versare lo zucchero a velo e man mano andiamo a sbattere e contemporaneamente mettiamo zucchero a velo e sbattiamo finché non si finisce. E ora che ho inserito tutto lo zucchero adesso andiamo a sbattere sempre per 3-4 minuti. A questo punto sbattiamo le nostre uova e sempre sbattendo andiamo a mettere a filo il nostro uovo sbattuto. E una volta che l'uovo si è amalgamato bene nell'impasto, andiamo a raccogliere con la spatola l'impasto e lo portiamo verso il basso, in questo modo. Ora ci prepariamo un colino e a cucchiaiate, pian piano, andiamo a setacciare la farina, in questo modo, poi naturalmente vi faccio vedere questa e poi l'altra me la finisco da solo e andiamo ad amalgamare con la spatola dal basso verso l'alto fino a che non amalgamiamo tutta la farina e sarà diventato un bel composto. Ho riempito la sacca poche con il nostro impasto, guardate qua. Allora, ho preparato delle ciliegie candite, ho fatto aderire con un po' di impasto, vedete, la nostra carta forno in modo che non abbia problemi mentre io creo i miei biscotti. Quindi mi vado a fare tutte le varie formine a piacere. Metteteli un po' distanziati perché un poco cresceranno. E a qualcuna più grande possiamo mettere delle ciliegie candite tagliate a metà, come vedete. E invece poi per quanto riguarda gli altri, una volta cotti li possiamo glassare con cioccolata fondente, al latte o come vogliamo noi. E guardate che belle! Allora, io penso che se la mia cara nonna Titina fosse qui con me in questo momento, in queste belle festività, mamma mia, io accanto a lei che faccio i pasticcini, le focacce, il pane, di tutto e di più. Ah, vabbè, lei mi pensa e sa che quanto bene le voglio. Allora, ho preriscaldato il forno a 170 gradi statico e andiamo a infornare per una quindicina di minuti. Ma come dico sempre, ogni forno a sé. Ci vediamo dopo perché dobbiamo grassare con un po' di cioccolata e poi possiamo degustarli e regalarli a chi vogliamo. Ciao! Ed eccoli qua i nostri biscottini. Allora, come vedete, li ho farciti con cioccolato fondente e dello zucchero dorato, con cocco e cioccolato fondente, le ciliegine che già c'erano, cioccolato bianco. Era inutile farvi vedere tutto questo perché tanto sono cose semplicissime da fare, basta mettere un po' di fantasia. Allora, mi raccomando, fateli perché sono straordinari, veramente, un ottimo regalo anche per Natale. Allora, andiamo ad assaggiare, che ne dite? Guardate qua. Buonissimi, friabilissimi. Che bontà. E poi il profumo del burro, della fiala di mandorla. Ti sento, Lorena?
Non si sente? Sì. Se la avvicina qui. Aspetta, Nia, aspetta. Si senta? Spero che si senta. Allora, io vi devo veramente ringraziare. Fatemi, mi raccomando, che sono buonissime. Ringrazio tutta la famiglia di YouTube che mi supporta sempre, in tutto e per tutto. Ma in particolare questa sera ringrazio voi che in questa sala di Palazzo Nervegna mi state guardando. Guardate il mio video, guardate la tisana reale che sta dietro a quella scrivania. Tantissimo, tanto, tanto emozionata. Allora, io vi ringrazio veramente a tutti di essere stati presenti. E se vi fa piacere, ne potete assaggiare uno. E con questo vi ringrazio, grazie a tutti veramente di cuore. La tisana Malimpasta. Ciao a tutti, grazie, 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 grazie.